Grazie di avermi invitato, sono veramente fiero di essere qui a questa vostra riunione e spero di non deludervi con quello che vi mostrerò. In realtà vi racconto una piccola favola. Mentre il professor Profili ha detto le cose giuste, le cose vere, il radiologo dovrebbe e il rianimatore dovrebbe, io vi racconto proprio una storia che comincia circa 10 anni fa. Infatti è del 98 la prima evidenza, adesso, che una qualsiasi sonda da 8 o da 10 mega tra le coste si riusciva a vedere qualche cosa appunto tra le coste. Si vedeva l'ombra che le coste proiettavano e poi una serie di ombre, ossia di linee, una linea, questa sarà la linea della pleura, e poi dei riverberi di questa linea. Avanti. Questa è la stessa immagine, però vi ricordate com'era prima? Prima si vedevano le linee orizzontali, diciamo parallele alla cute. Ora le linee che si vedono sono verticali. Cosa sarà mai questo eco? Perché vi parlo di eco e di questo tipo di eco? Perché oramai gli eco li cominciamo ad avere anche noi. Nelle terapie intensive li abbiamo per la cannulazione dei vasi centrali, ce lo possiamo far prestare dal chirurgo vascolare, sono macchine che oramai costano veramente pochi soldi. Allora, non occorre più fare investimenti come un tempo, come quando l'avevamo fatto anche noi per un eco transesofageo. Veramente è una cosa da 10-15 mila euro, praticamente meno del costo di una terapia antibiotica. Quindi vale la pena di tenere presente, sempre la favola vi sto raccontando, Allora, qui si vede qualche cosa di diverso. A qualcuno verrà in mente di chiedersi come mai ci sono queste differenze. E sono sempre questi anni e con l'eco transesofageo cominciano a comparire delle evidenze, ossia io con l'eco transesofageo vado a studiare tutto questo, però in realtà posso anche andare a misurare con grande precisione un'area di densità particolare nel polmone. Dopo queste osservazioni, l'Harrison, nell'ultima sua edizione, dice: essendo l'energia degli ultrasuoni rapidamente dissipata nell'aria, le immagini ecografiche non sono utili per lo studio del parenchima polmonare. Una botta sui denti rispetto a quanto visto finora. E questo, guardate, che è vero, questa è la verità. Io vi racconto la favola. Però la favola ha due punti fondamentali di nascita. Nasce in Belgio e a Pisa, non da me, da Pisa al CNR, e il gruppo del CNR ha cominciato a notare che effettivamente se io mettevo la sonda sulla cute tra due coste era giusto che io vedessi con intervalli regolari delle linee queste, perché l'aria dissipava facilmente, però vi erano dei riverberi e questi riverberi regolari qualcosa volevano dire. Ancora di più, se questi erano i riverberi regolari in alto a destra, non so se si veda il pointer, potevano esserci delle zone, magari zone di edema polmonare o di addensamento, dove il fascio sonico procedeva come se qui fosse un tessuto solido, mentre qui procedeva come se fosse un tessuto molto aerato. Allora, nella parte aerata c'era passaggio o meno, in pratica c'era la replicazione di questo quadro, ma nella parte più solida vi era un'immagine del tutto differente che veniva presa come una specie di flash, come un fascio luminoso al buio. Si cominciava ad andare a pensare che vi dovevano essere dei rebound tra la pleura e i setti interlobari e si cominciava a costruire un'ipotesi di una fisiologia di questo reperto, di questo artefatto sonico sul polmone. E andando avanti, sia l'edema sia queste zone sempre confluenti davano delle impressioni molto precise, molto significative. Questi artefatti erano molto significativi per individuare zone di polmone che non era erato, o era edema come vi avevo mostrato prima, o poteva essere qualcosa del genere, oppure poteva essere, come in questo caso, un'impressione epatica. Questo sembra un tessuto del tutto non aerato, guarda caso era una contusione polmonare, ci sta.
continuo a dire, è una favola. Il gruppo che vi dicevo è belga, fondamentalmente belga, ma poi i francesi se ne sono, altri francesi hanno partecipato a tutto questo, hanno cominciato a parlare dell'artefatto le comete. E credetemi, di comete, anche se questa è una favola, ne sentirete parlare sempre di più, perché sono di facilissima evidenziazione. E le vedete qui, ossia, immaginate che queste siano le code di comete. Allora, facciamoci dei conti. Ma se io posso immaginare che questo sia lo spessore tra due coste, e io vedo delle aree dense, e ne vedo, diciamo, alcune, qui le potremmo contare, se diciamo quattro di più grosse e poi altre 3-4 di più sottili. Non sarà che il numero di la grossezza di queste comete è proporzionale alla quantità di tessuto non aerato? Io me lo chiedo. È la strega, no? La strega dice l'ideina strana che gira. Ancora, guardate, questa è l'evidenza di un paziente con edema polmonare confrontato con una lastra. Siamo tornati indietro negli anni rispetto alle immagini. E questo è un paziente con una sindrome interstiziale. Allora, qual è la differenza tra le due? La differenza tra le due è che da una parte ci sono le comete, dall'altra parte c'è un vero e proprio addensamento. Vi devo dire che questo addensamento, se lo andassi a misurare nel suo spessore, potrebbe anche essere che mi venissero fuori degli spessori abbastanza spessi rispetto, per esempio, a queste immagini, dove gli spessori sono più sottili. E qualcuno, abbastanza saggio, forse fantasioso, forse l'Andersen di tutto questo, tale dottor Soldati, che vive in Garfagnana e fa il medico d'urgenza, e che con la parte universitaria non ha proprio nulla a che fare, con la scienza in senso generale nulla, ma è veramente una persona intelligente, ha messo su alcune osservazioni. Queste, dice, questo è un polmone normale, e io ci vedo la linea pleurica. Bene. Vado avanti. Questo è un polmone collassato, c'è poco da fare. Qui non c'è aria. Addirittura in alcune zone potrei vedere le cavità cardiache, per esempio. E allora ha fatto su un indice, che è questo. Dice, polmone normale, quello che si vede tra le due coste, gli diamo valore... Scusatemi, gli diamo valore 0. Poi linee separate, ma non molto spesse, gli diamo valore 1. Linee, sempre queste linee sono le comete famose, di differente ampiezza, valore 2. Polmone bianco, quello completamente non aerato, 3, e addensamento 4. Wow. Sembra una cosa banale, una specie di scoring di quelli inutili che usiamo spesso, oppure utilissimi e che usiamo. E allora, così considerando, potrebbe essere che le comete, quelle più sottili, sono queste, alle quali potrebbe corrispondere, sempre la famosa favola, una sindrome interstiziale, dove le comete si affastellano di più, addirittura diventano quasi un polmone bianco, sarei in questa situazione, e l'addensamento potrebbe avere addirittura delle risonanze maggiori ancora. E a questa favola, come al bimbino che gli racconti la storia, si vuole vestire anche lui da Mago Merlino. E abbiamo provato a vestirsi da Mago Merlino con un tema specifico. Sarà possibile valutare con gli ultrasuoni le modalità di reclutamento polmonare che abbiamo eseguito, ossia facciamo le solite manovre di reclutamento, come diceva Giuseppe prima, andiamo a vedere cosa succede. Allora, abbiamo cercato di correlare quello scoring, quell'eco scoring che vi ho mostrato prima, di una semplicità che rasenta la stupidaggine, con i normali rilievi del valore PO2 e FiO2 e della compliance del paziente. L'abbiamo fatto, quindi consideravamo l'eco score, consideravamo il tempo zero, la manovra di reclutamento, e la controllavamo a distanza di 5 e di 12 minuti.
controllando valori ematochimici e pressioni per fare resistenze e compliance. La sonda era da 8 MHz, 11 regioni di interesse tra la l'ascellare media e la anteriore, e i risultati sono stati questi. Allora, alle variazioni di PaO2 e FiO2 che ci aspettavamo, e quindi anche alle variazioni di compliance che ci aspettavamo, è conseguito una variazione dell'ecoscore che vi abbiamo indicato. Dice, ma qui è ad un certo valore, vicino a 10, diciamo che è 8,5, e qui è a 4,1 e 4,6. Ma cosa vorrà dire? Che non ha nessun significato. E no, oibò. Se è vera la favola, notate che qui è addirittura più basso di qua. E che da questo momento in questo, da questo punto a quest'altro punto, non vi è una differenza. Vuol dire, ora io racconto la favola in modo ancora più esagerato, potrebbe voler dire che questo dato mi è più precoce ancora della verifica della PaO2 e FiO2. E me lo dice. E vi dico che se io vado a controllare e metto in correlazione lineare l'ecoscore con il rapporto PaO2 e FiO2, ho una significatività di un certo tipo, interessante, ma che ancora di più mi è evidente nel confronto, nella correlazione tra l'ecoscore e la delta PaO2-FiO2. Allora, in pratica, quali sono le conclusioni? Le conclusioni sono che vi ho raccontato una favola, che è molto lontano da essere un parametro di monitoraggio da considerare essenziale, è però una favola sulla quale riflettere, perché potrebbe essere che abbiamo in mano un ulteriore mezzo di diagnosi al letto del paziente, di semplicità che rasenta la stupidaggine, che ci può dare indicazioni, come vi ho detto prima, sull'edema polmonare, come vi ho mostrato dagli studi altrui, sull'edema polmonare, sulla gravità dell'interstiziopatia, e addirittura sulle manovre di reclutamento. Ora abbiamo concluso un lavoro dove riusciamo a mettere a confronto i rilievi TAC, che sono il golden standard, con i rilievi ECHO nella RDS. Vi ringrazio.